senso ha organizzare una manifestazione qui a Venafro, l'Expo? Ha senso perché il Molise parteciperà a Expo 2015 e non è che ci si può presentare il giorno prima dell'apertura a Milano degli stand e dire siamo il Molise. Noi penso che dobbiamo fare un percorso condiviso che mobiliti l'intera regione, la sua classe dirigente, gli imprenditori, le associazioni, le istituzioni, e questo percorso comincia da Venafro. Da Venafro muove il primo passo, un cammino che nel giro di un anno dovrà portare il Molise al meglio a questa grande opportunità che è l'Expo di Milano 2015. Si è scelto Venafro, si è scelto la porta occidentale del Molise, si è scelta una città forse quella che ha la possibilità di disporre e proporre monumenti, peculiarità storiche e artistiche, oltre che relative ai temi dell'Expo, ed è un percorso che vede insieme una serie di partner istituzionali e non solo, un percorso preparato sicuramente, un passo preparato sicuramente in poco tempo, ma ripeto, questo è il primo passo di un percorso che dovrà portare il Molise a Milano. Pompilio Sciulli, qual è il senso di questa iniziativa? Perché qui proprio a Venafro? Ma è un'occasione per i comuni di dimostrare le proprie caratteristiche, le proprie qualità e soprattutto i propri prodotti locali di qualità. Venafro è stata scelta come città perché Venafro è la porta del Molise, è la porta dove soprattutto alla parte del Tirreno bisogna passare necessariamente per entrare nel Molise. Tenete presente che questo è un primo evento, ce ne sarà un successivo dall'altra parte a Termoli che sarà un seguito di questo. Quindi ecco, abbiamo cercato con queste due scelte di contemperare le esigenze un pochino di tutti i comuni e soprattutto di dare la possibilità a coloro i quali vengono da fuori, perché la mostra è soprattutto per coloro che vengono da fuori e non soltanto per i molisani, di poter entrare più facilmente, di poter arrivare più facilmente alla fiera. Giuliana Petta, le scuole hanno dato un tocco di vivacità a questo Expo fatto a Venafro e allo stesso tempo hanno avuto modo di conoscere meglio la cultura, la storia del Molise. Ecco, la scuola è stata l'anima di questo Expo 2015. I ragazzi sono stati invitati a riflettere sulle proprie radici, a riscoprire le capacità forti del loro territorio e a trasformarle in proposte per il futuro. Questo è stato il filone che ha attraversato i mesi che hanno preceduto questo evento, affinché i ragazzi percorressero il passato per comprendere il presente e progettare il futuro. Sebastiano Martelli, docente dell'Università di Salerno, ha origini molisane, è originario di Rocca Mandolfi ed è componente del comitato scientifico dell'IRESMO e qui al Castello Pandone di Venafro nell'ambito delle manifestazioni organizzate in vista dell'Expo. E andiamo subito al dunque con una domanda: cosa può proporre a Milano l'anno prossimo il Molise da un punto di vista storico? Ma è un'iniziativa interessante come questa che si sta svolgendo qui a Venafro, sicuramente dà una serie di indicazioni diciamo interessanti, positive per appunto per questo progetto dell'Expo. Intanto ecco quali sono gli elementi sostanziali, fondamentali della identità del Molise. E sicuramente l'identità storico-culturale di questa regione ha delle peculiarità che possono essere valorizzate non soltanto da un punto di vista storico-culturale, didattico nella scuola, ma anche da un punto di vista appunto con le ricadute turistiche, con le ricadute economiche. È un'identità particolare di una piccola regione che dimostra diciamo come questa regione poi si è inserita nel discorso nazionale, come prima e dopo l'unità, quali sono gli elementi portanti di questa identità, qual è il rapporto fra cultura e territorio, qual è il rapporto fra diciamo la storia locale e la storia nazionale, perché è chiaro che ogni discorso sulla storia locale, sulla storia provinciale o regionale deve trovare poi un ambito di confronto con la storia nazionale ed europea. Lei in particolare su cosa punterebbe? Che so, su qualche monumento, sito archeologico, un parco rurale, su cosa può puntare a suo avviso questa terra?
Ma in questo, in una progettualità come questa, bisogna uscire da limiti provincialistici, fare una guerra di posizioni, se è più importante Sepino, se è più importante San Vincenzo al Volturno. Tutte queste realtà, diciamo, devono essere messe insieme, perché ecco, esco dall'ambito delle mie competenze, mi azzardo un discorso che esce dalle mie competenze, ma per un pacchetto anche turistico, nazionale e internazionale. È chiaro che tutti questi elementi vanno messi insieme, non si tratta di scegliere l'uno o l'altro, anche perché poi c'è un collegamento fra di essi, dalla storia sannita, romana, medievale, fino alla storia moderna. Dunque occorre creare la regione, diciamo, il tessuto politico, culturale, civile, economico di questa regione deve riuscire a creare un circuito completo in cui mettere insieme questi diversi pezzi della sua storia e saperli collocare e valorizzare nel modo più opportuno. Domenico Credico è il referente del progetto di rivalutazione del borgo antico Morrutto a San Giovanni in Galdo, un progetto che si inserisce nell'ambito di quello più ampio sul recupero dei valori e delle tradizioni della transumanza. Ecco, in che modo recuperare questo borgo, con quali obiettivi? Allora, l'iniziativa parte prima di tutto per recuperare una memoria storica che non deve essere dispersa e oltre a questo recuperare degli elementi architettonici che dal punto di vista costruttivo oggi sono impensabili nella situazione in cui viviamo moderna, quindi ripartire da un processo storico rivalutando gli oggetti e inserendoli in circuiti integrati che interessano anche la transumanza famosa. Il nostro progetto parte dall'idea di recuperare gli elementi costruttivi architettonici che sono presenti nel nostro borgo. Cosa prevede nei dettagli il progetto? Nei dettagli il progetto prevede di integrare nell'ambito della parte antica e storica del Morrutto, quindi tre o quattro circuiti, di cui un circuito paesaggistico, un circuito enogastronomico, un circuito museale e un circuito per la vendita dei prodotti tipici del borgo, da legare eventualmente appunto con altri elementi costruttivi del paesaggio che ingloberebbero sei o sette paesi, quindi fare un'area protetta ripartendo dal recupero del borgo e dalla valutazione, della rivalutazione soprattutto degli elementi di produzione primaria della vita.